che 2020 è stato dal punto di vista ambientale anche nella nostra regione? Beh, sicuramente è stato un anno difficile per tutti, per tutta una serie di problematiche che abbiamo vissuto legate alla pandemia. E d'altra parte però sono continuate le attività normali di tutela dell'ambiente che il WWF porta avanti. E allora citiamo due casi per tutti. Da un lato le bellissime immagini dell'orsa con i quattro cuccioli, che ci dà la speranza anche di quella che è un po' una rinascita sia della natura sia della nostra stessa vita. E dall'altro elemento negativo, questa proposta di taglio di 8.000 ettari del parco regionale Sirente Velino, l'unico parco regionale presente nella nostra regione, guarda caso proprio un territorio fondamentale per la tutela dell'orso. Queste sono le contraddizioni che noi viviamo e che dobbiamo assolutamente superare. Quella di oggi è stata anche l'occasione per ricordare Fabrizia Arduini, una vostra attivista scomparsa di recente. Sì, il 2020 è stato anche l'anno che ci ha portato via Fabrizia. Sentiamo tutti un grande vuoto per lei, ma continuiamo a lavorare anche per il testimone che ci ha lasciato. E di questi giorni la vittoria sull'impianto GPL a Ortona, che non verrà più realizzato sul paese che lei tanto amava, lo dobbiamo a lei. E pensiamo, quindi vogliamo dedicare a Fabrizia la ripartenza e il nuovo entusiasmo con il quale vogliamo difendere la natura.